Niente, Lorenzo, intanto bentornato, come stai? Le tue sensazioni? Sei finalmente tornato a disposizione, ecco come ti senti? Sì, è stato un periodo abbastanza lungo, però poi dopo un lavoro impegnativo e molto attento da parte un po' di tutti, siamo riusciti a tornare, diciamo, nella forma un po' più giusta per rientrare con la squadra. Mi sono allenato, ho fatto gli ultimi 2 allenamenti interi con il resto della squadra. È andato bene, sempre con la protezione che mi hanno fatto apposta per proteggere quella zona lì. Però le sensazioni sono state positive, un po' strane perché ritornare in campo e ritornare con la squadra è stato, mi ha dato delle emozioni un po' particolari, però è stato bello, emozionante, però fisicamente ho risposto bene, sì, è Ecco, a proposito di andato bene. emozioni, facciamo un passo indietro. Il pomeriggio di Olbia, una grande festa comunque quella settimana dopo con l'Imolese. Ecco, cosa ti ricordi? Tante emozioni, ecco, come hai Sì. detto tu. Sì, tante emozioni, è stato un periodo particolare perché l'ho visto da fuori, sono stati 4 mesi lunghi, è stato un periodo difficile, un po' che poteva essere quello più sfortunato della mia carriera finora perché non ho avuto mai infortuni, invece poi è stato difficile all'inizio realizzarlo, realizzare tutto, accettarlo, poi una volta che ho realizzato la situazione, l'ho accettata, poi è stato ancora, posso dire che è stato forse il periodo più bello da quando gioco, perché ho vissuto tutto da un pizzico fuori, perché in campo sono emozioni diverse che ti toglie tante altre che ti circondano. Invece, affrontando tutto da fuori è stato ancora più emozionante, ancora più bello. Ho visto delle cose che dal campo non avrei mai potuto vedere. Invece è stato più bello così. Vederlo con tutte le persone lì in tribuna, soffrire un po' con loro durante il percorso è stato ancora più emozionante. Quindi poi ad Olbia la società ha deciso di portare un po' tutti perché se i risultati fossero andati bene, già lì è in effetti andata così. Non sono riuscito ad entrare subito con la squadra perché mi hanno scambiato per un tifoso, non mi hanno fatto entrare subito, Uffa, molto bello però. però è stato bello che ho fatto dei video da su ancora Ah, che quindi tu eri tengo. in tribuna Sì, ero in ancora mentre tribuna, la sono squadra festeggiava. i Erano ragazzi prima. svolti che Sì. senza fare nomi, qualcuno delle società che era fuori litigava con gli Sì. steward per farlo entrare e lui no invece. Sì, io mi sono un po' perso perché i ragazzi sono scesi prima del fischio finale. Io ho parlato un po' con le persone di Olbia che chiedevano Le e poi volevo chiacchiere. entrare col fratello di Moroni, volevo provare a far entrare anche lui, ma purtroppo ci hanno bloccato e non sono rimasto su. Senti, no, cosa significa per te che hai vissuto comunque questi 4 anni così intensi tornare dove la Reggiana metta, cioè in Serie B? Sì, è importante. Il primo anno è stato un po' particolare perché siamo partiti così, nessuno se l'aspettava, un gruppo giovane, dopo il ripescaggio è stato tutto strano, c'era proprio come si è creata una magia particolare e siamo riusciti a vincere. Poi col Covid si è bloccato il campionato, siamo ripartiti dai playoff e è andato bene così. Invece poi Serie B un po' particolare per l'annata, siamo retrocessi, l'anno scorso è andata come è andata e quest'anno è il giusto premio che questo gruppo merita, questa società merita per il lavoro che ha fatto finora. Quindi non tutti i mali vengono per nuocere, anche se il tuo infortunio è stato un po' strano, no? Una frattura del perno in allenamento, quindi Sì. lì ti eri un po' arrabbiato, però per la prima volta in vita tua. No, più che arrabbiato, dispiaciuto perché è stato un po' strano, non ho mai avuto per fortuna infortuni. Sembrava una botta così da niente in partita col Siena, invece poi infatti i primi controlli erano andati bene. Forse più che arrabbiato sono stato un po' io un pochino ingenuo perché volevo rientrare subito, subito, subito. La settimana dopo mi hanno chiesto tutti, ma Cioè, dovevi ascoltare il male che avevi. dovevo ascoltare un po' il mio corpo che mi stava un po' avvisando, diciamo, di andare un po' con calma. E poi la dottoressa, i fisioterapisti mi sono stati vicini e hanno detto guarda, ma forse prenditi ancora qualche giorno. Io ho detto no, 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 dai, rientro, rientro, rientro. E quel martedì poi, dopo 2 minuti, subito al primo scatto ho sentito Senti, in questo. questo periodo, i compagni, i tifosi, chi è che ti è stato più vicino? È La stato. famiglia, Sì. ovviamente. Sì, la famiglia mi ha confermato ancora una volta che comunque è stato importantissimo. Mamma e papà appena hanno saputo, sono subito saliti qui, sono stati con me. E infatti è stato anche particolare e strano vivere quei 10 giorni che sono stati qui insieme con loro perché stando fuori non li vivo tanto ed è stato bello così, emozionante anche passare tanto tempo con loro.
E poi tante persone, io non mi sarei mai aspettato tutto questo affetto dai tifosi, dalla gente, da tutta la società, da tutte le persone che lavorano qui in sede. Penso soprattutto a Giacomo che è lì che mi ha portato un giorno, è arrivato così, mi ha chiamato, è arrivato, mi ha portato un pezzo di parmigiano, quello è stato il segreto per recuperare, è la cassa ed è per sentire un po' di musica che mi ha fatto compagnia. E poi tanti i compagni di squadra ancora una volta hanno dimostrato che sono davvero fondamentali per me e mi sono stati vicino dal primo giorno con chiamate, messaggi, passavano da casa a salutarmi, poi mi accompagnavano perché non potevo guidare un po' dappertutto. Paolo, per esempio, passava tutte le mattine un po' a portarmi il caffè macchiato che prendevo sotto al bar. Fausto pure per qualsiasi cosa perché abita lì a 50 metri da me. Varela mi passava a prendere tutti i giorni. Un po' tutti veramente mi sono stati vicini. Non ringraziarli è poco perché hanno fatto davvero tanto e come sempre mi hanno dato una mano per affrontare anche questo. E questa è Sì. forse la cosa che ti ha arricchito di più, perché nel momento del bisogno hai trovato una comunità a 360 gradi che ti è stato al tuo fianco, che forse che hai scoperto per la Sì, prima volta. infatti se non mi fossi fatto male non avrei mai scoperto. Invece, da una parte sono contento di questo infortunio perché ho visto tutto questo affetto, queste emozioni che non avrei mai provato e quindi è stato, per quello dico che è stato il mio periodo più bello da quando sono qui. Poi a un certo punto mi arrivavano dei messaggi su WhatsApp dei bambini di Sciaudone e di Fausto, di Mattia, Leonardo e di Bianca e Riccardo che mi mandavano dei messaggi, degli audio e quello lì Ma sono. sei il beniamino di Sì, tutti, eh. mi sa ricordi che non dimenticherò facilmente. Sabato col Catanzaro, a prescindere un minuto, no, Sì. non lo sappiamo, dipenderà dal mister. Che emozioni saranno rientrare? È già stata un'emozione sabato rientrare tra i convocati, vivere lo spogliatoio, un po' tutto il pre-partita, però qui sarà in casa, quindi sarà ancora un po' più emozionante. Poi, però già stare in panchina già è quello lì che volevo che arrivasse, diciamo, già essere tra i convocati era il mio obiettivo principale, poi anche se non dovrei, anche perché c'è un po' di paura, non so, mi manca un po' il ritmo partita, la Quindi partita, devi quelle emozioni cancellare lì, un po' non lo so, però già stare lì con loro in panchina è già importante. Lorenzo, ah, scusami. No, vai. Senti, Amadei ha detto insomma che sei un po' il simbolo dell'Arezzano, il suo giocatore preferito da quello che ho capito. Che effetto ti fa insomma ricevere un attestato di stima da una persona così importante che di calciatore insomma ne ha visti, ecco. Sì, è stato un po' particolare, un po' strano. Non l'avevo letto subito, poi i signori del bar dove vado a prendere il caffè subito mi hanno detto: guarda, è uscito un articolo che parla di te, parla di Già te. dici sei un particolare. E allora l'ho scoperto lì. Però mi ha fatto tanto piacere. Non so se merito proprio quelle parole perché molti altri sono stati i protagonisti più importanti di quest'annata. Tutti quanti nel loro piccolo hanno fatto tanto. Anzi, da fuori ho potuto vedere ancora di più quando sia stato importante anche gente che magari non è stata protagonista sul campo, però penso per esempio a Nathan, quel ragazzo che si allena con noi da 6 mesi, che pur non avendo un contratto comunque è stato qua, si è allenato sempre col sorriso, sempre dando il massimo e per esempio lui mi ha fatto capire ancora di più quanto sia importante avere passione per questo sport, senza contratto, senza soldi, comunque è rimasto qui 6 mesi. Ha dimostrato un po' a tutti che a volte la passione è molto più importante. Per esempio anche Nicoletti che ha avuto un periodo difficile, si è operato, è stato fuori tanto e lui mi ha dato tanto su quel punto di vista che viene da tanti infortuni e nonostante tutto anche quello lì, sempre lì con il sorriso a disposizione di tutti. Tanto, poi gente che ha giocato meno come Shaudone, un esempio, tutti i giorni che si è allenato sempre al massimo, tutti i ragazzi hanno dato un piccolo esempio Ok, scusi, sì. ma però perché proprio te? Perché ha citato proprio te? Non lo Secondo so. te? Non lo so, forse mi ha scambiato per un altro. Sì. No, comunque. Francesco, mi ricollego alla tua domanda, perché mi dici questo? A differenza Che dell'anno dico io, Lemmo, scorso, presidente, non si sbaglia. Se voglio no, dire la verità, ma intendeva. no, no, perché lui, Amadei, è intervenuto anche Sì. in un particolare che adesso gli chiediamo.
L'anno scorso a giugno hai fatto una telenovela, firmo, non firmo, Ah, non sì. firmo. Invece quest'anno tu hai una clausola che Sì. dicono sia stato Amadei a mettertela nel contratto. Sì, che in caso di promozione Esatto. ci fosse stata l'opzione per il secondo, quindi Quindi sì, vedi, anche per questo motivo Amadei ha sì, scelto lui, che ma l'aveva già previsto prima. speriamo di ripagargli tutta questa fiducia che pone in me. Però sono state parole che anche in famiglia hanno apprezzato tutti, ma spero di lavorare il massimo per provare a meritarmi tutto questo. Quindi quest'anno niente telenovela, sei della No, Reggiana anche per la quest'anno sì. Serie B prossimo anno. Sì. Sì. Ma volevo chiederti questo, Francesco. Reggio però ti ha dato anche qualcosa di più, dicono, in ambito affettivo. Ci puoi svelare Sì, questo? è stato un periodo, cioè nel mio periodo più sfortunato, che Vedi, invece si è appena. aperta un'altra strada un po' così inaspettata. E ho conosciuto questa persona che mi è stata vicino e anche lei ha contribuito tanto a farmi passare un po' più in fretta tutto. Lei sarà invidiata da tante perché eri un po' il pupillo di tutti, quindi Sì. la scelta non è stata semplice. Io sono un po' inesperto in materia perché non sono mai stato. Quindi è stato un po' tutto strano. Infatti, ho chiesto consigli prima. Dovevo andare a mangiare la pizza per la Non a mia. Montalto però, o No, a no, lui. Ho Capaccio. chiesto consigli a Paolo, che sono i miei Fausto, che sono quelli con cui ho più un rapporto un po' più particolare. Ho chiesto consigli a loro: ma devo andare o no? Perché devo andare a mangiare questa pizza? Non lo so, non me la sento. Poi è capitato proprio la sera della partita con l'Ancona che abbiamo perso. Paolo è venuto a casa, l'abbiamo vista insieme, lui era infortunato. E quindi proprio quella sera ho detto: ma abbiamo anche perso, non so se è il caso. Gli ho detto: no, no, preparati, io me ne vado, preparati, fatti bello, devi andare. E allora è andata, e poi piano piano è iniziata con calma e Quindi Reggio Emilia ti ha dato anche sembra che sta andando l'altra bene. metà Sì, della vela. sì, quindi poi domenica con Limolese ha conosciuto un po' tutti i parenti, erano lì, hanno fatto tutto da soli, meno male. Abbiamo colpito, Quindi colpito.